Riciclare la plastica non è mai stato più divertente. Iniziamo prima di tutto prendendo un bicchiere a cui già ho fatto un intacco, un taglietto, e procediamo a tagliare tutto intorno con una forbice in questo modo, in modo da recuperare il cerchietto. Ecco qua, è veramente un attimo, il cerchietto della parte alta del bicchiere, quindi questo non ci occorre più ed eccoci qua. Allo stesso modo procediamo a tagliarne in totale 17 pezzi. Ora prenderemo il primo cerchietto e sul lato liscio, non quello su cui abbiamo tagliato, quindi sul lato liscio, prenderemo l'uncinetto e il filo e andremo a lavorare. Ecco qua, recuperato il filo, andremo a lavorare un giro a maglia bassa. In questo modo. Recuperiamo il filo e facciamo la nostra maglia bassa. Facciamo in questo modo completamente per tutto il giro. Ho realizzato 52 maglie basse e quindi mi vado a unire al primo punto in questo modo. Recupero il filo e lavoro una maglia bassa, quindi sempre nello stesso punto lavoro una maglia alta e sempre nello stesso punto lavoro una maglia bassa. Quindi salto un punto, in quello successivo lavoro una maglia bassa, salto nuovamente un punto e in quello successivo lavoro nuovamente una maglia bassa, una maglia alta, e una maglia bassa. Quindi nuovamente salto un punto e in quello successivo faccio una maglia bassa. E continuo così per tutto il giro. Dopo aver realizzato tutto il giro, termino unendo l'ultimo motivo con il primo motivo che ho realizzato in questo modo con una maglia bassissima. Ecco qua, ed ho realizzato il primo cerchio. Nello stesso identico modo ne dobbiamo realizzare in totale 17. Cosa importante, man mano che realizzeremo i nostri cerchietti uniamoli tra loro, quindi appunto una volta che abbiamo terminato mettiamo diritto contro diritto in questo modo e procediamo ad unire con delle maglie bassissime in questo modo, così eviteremo alla fine di fare un lavoro un po' più noioso.
Ecco qua, in questo modo. Quindi, ecco qua, ho unito anche qui. Quindi procederemo facendo una fila, una piramide in effetti, partendo con 5 cerchi, poi 4, 3, 2 e 1, che uniremo appunto man mano che procederemo a fare i nostri cerchi. E questo è il risultato finale. Allora, io ci tengo a dire che o li unite come vi ho mostrato, oppure eventualmente una volta terminata la nostra piramide, potete anche cucirli semplicemente con ago e lo stesso filato che utilizzate per realizzarlo. Quindi, una volta fatto 5, 4, 3, 2, 1, gli ultimi due, perché sono in totale 17, li mettete sotto sparsati in modo da creare, diciamo, la base del nostro alberello. Quindi ora via alla fantasia. Io mi sono procurata queste palline piccoline, quelle proprio di una dimensione molto molto piccola, che andrò a mettere in ogni cerchietto a parte questi qui della base, in effetti, in modo da creare un bellissimo alberello con palline. Ho procurato anche un fiocco da mettere come puntale e poi ecco anche delle decorazioni sono delle paillettes, in effetti, sono delle decorazioni che poi si possono mettere qua e là, incollate, in effetti. Ma un'altra idea che mi va di mostrarvi è questa: volendo, si possono ricavare tranquillamente semplici decorazioni da appendere all'albero e l'effetto è veramente molto simpatico e carino. E ancora, volendo, si può ricavare un cerchio invece dell'albero in modo da creare, ecco, una ghirlanda che lo stesso è molto molto carina. Un'altra idea che mi va di suggerirvi, volendo, messi in verticale, mettendone, non so, tre ad esempio, è un altro tipo di addobbo che si potrebbe creare. Ancora, io ho scelto di fare in questa dimensione, ma volendo si può fare anche un attimino più piccolo, realizzando la base di 4 cerchietti, poi 3, 2, 1 e giusto un solo cerchio centrale per fare la base, in modo che viene, ecco, anche più piccolino. E perché no, volendo si può fare anche più grande aggiungendo ancora altri cerchi. Volendo ancora, si può realizzare anche con i bicchierini, quelli da caffè, per fare la misura più piccolina. E volendo, si può fare la misura più grande utilizzando invece i bicchieri, quelli della birra, sempre in plastica ovviamente, che sono più grandi e quindi anche il cerchio resta più grande. Ancora un'altra idea. Si possono utilizzare anche cerchi di misura diversa in modo che il nostro albero sarà sfalsato in effetti in diverse misure. E è anche molto molto bello come idea e come pensiero, in effetti sarebbe molto simpatico anche così. Io vi ringrazio per l'attenzione e appena terminato questo video vi farò vedere il lavoro ultimato.